Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui con un altro video su Titanfall, ragazzi, per analizzare un pochettino il multiplayer, cosa può offrire questo multiplayer in questa beta e soprattutto per fare uno piccolo, per soffermarmi su un piccolo punto che mi avete chiesto, ovviamente, e che ho proposto io, è il fatto di avere dei codici per Titanfall beta. Ragazzi, ho ancora un paio di codici disponibili, quindi come ho detto giù nel commento del video precedente, cercatemi immediatamente nella mia pagina Facebook, basta scrivere Cura93 su Facebook e mi troverete. Cercatemi in messaggio privato, ditemi che ovviamente volete un codice per Titanfall Beta e io ve lo darò, ovviamente sperando che non siete più di una ventina, 10, 20, perché altrimenti io non ce la faccio ad avere tutti quei codici. Ne ho 3 o 4, mi sa, ragazzi, quindi magari ve li faccio vincere, che cazzo ne so, posso anche darveli così, altrimenti se siete pochi posso regalarvi, non c'è problema, a me non servono, ragazzi, come sapete non mi servono a niente, quindi ve li volevo regalare a voi, che magari così giochiamo anche insieme nella beta e ci divertiamo un pochino. Comunque sì, ragazzi, volevo, diciamo, descrivervi un pochettino le armi di questo gioco. Sono molto carine, però ce ne sono alcune veramente che sinceramente sono esagerate su alcuni punti di vista, perché tipo questa, ragazzi, ve ne faccio vedere una. Tipo delle primary weapon. Dovrebbe essere questa. Questa pistolina, ragazzi, è automatica, diciamo che scannerizza l'avversario e ti fa, diciamo, l'autotarget, comunque sia, te lo mira in automatico. Voi sparate e uccidete l'avversario, ve lo mira direttamente in testa solitamente. E infatti quest'arma non mi piace tantissimo, proprio per il fatto che molti magari possono camperarsi in un edificio, usare quest'arma, l'avversario passa davanti, ve lo mira in automatico e lo uccidete. E a me non piace veramente tanto questa cosa, cioè non va bene più che altro. Però ho visto che molti non la utilizzano, tranne ovviamente in cattura la bandiera, punto caldo, hot point, che sarebbe l'altra modalità che offre la beta, che è questa, ragazzi, hard point, ecco, hard point. Boh, ragazzi, queste sono le modalità che ovviamente conosciamo tutti. Sono attrition, che sarebbe una specie di deathmatch a squadre, hardpoint, che sarebbe un cattura la bandiera o dominio, come si può dire. Ah, mi sa più dominio, dai. Versione dominio. Poi Last Titan Standing, che non ho ancora provato. Everyone starts in a Titan. Ah, cominciamo con i Titan, da quello che ho capito. E poi questo qua ovviamente è una varietà di games, cioè vari modi di giocare su Titan. Cioè, mi sa che sono tutte queste qua, Attrition, Hardpoint e Last Titan Standing, che sarebbero tutte le 3 modalità. Quindi, ragazzi, fatemi sapere anche per i codici, ricordatelo, noi partiamo subito, andiamo a provare questo Last Titan Standing. Eccoci, ragazzi, allora, pilota, Titan. Ah, si inizia solo esclusivamente con Titan, quindi non cambiamo altra modalità. Vorrei capire che modalità è, però. Figo, però. Ok, abbiamo capito che dovete sparare, però smettetela ora, tranquilli. Cos'è quella cosa? Ovviamente i Titan avversari escono da lì, guardate. Cristo, ho spaccato colpi, ho spaccato. Dai, dai, dai. Carichiamo. Qui arrivano sicuro, guardate. Oh Cristo! Ma va a cagare, stronzo! Coglione! Cristo, sono da solo! Credici, stronzo! Minchia, da lì! Col cazzo che mi butti giù, pezzo di merda, col cazzo! Eccoci, ragazzi, più che altro è una partita che comincia direttamente con i Titan. Ovviamente il mio Titan non è riparato. Cristo, mi uccidono! No. Allora, usiamo l'arma per... Mamma, brutto pezzo di merda! Bam, grande zio Kurre! Cristo, mi stavano per uccidere. Com'è? Com'è? Come hai fatto? No! È un round, ragazzi, bisogna studiare solo i Titan. Quindi bisogna giocare per forza di squadra, altrimenti no, non c'è gusto. Cioè, qua si vedete, distruggono subito, qua, preso l'avversario. Abbiamo anche perso. Quindi avete capito come funziona, cioè voi usate il Titan, non dovete morire, perché se morite dovete andare al round successivo. Poi è una specie di, diciamo, una specie di cerca e distrugge alla fine, però senza dover mettere le bombe, senza dover innescare le bombe.
Scusa, è solo distruggere gli avversari. Eccoci di nuovo, raga. Allora. Minchia, è un casino, ragazzi. Più che altro è difficile allora questa modalità. Non è semplice buttare giù gli avversari senza che loro ti rompano il culo. Non so neanche dove cazzo mi trovo, però vabbè. Non sparare. Fanculo, spaccati i miei razzi. Cazzo. Dai, 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 aiutalo! Mi sta autodistruggendo! Cristo, ma sono tutti nemici! E vattene, Cristo, vattene! Vabbè. Ah, bello. Vabbè. Quindi si spacchettano il culo ora perché... Non mi ha piccato neanche... Non mi ha fatto neanche scappare via. Perché? Perché è finita la partita? Ah, sono tutti i Titan del mio team, ovviamente. Abbiamo capito che, che la mia squadra non è il meglio del meglio. Ma anche io non sono il meglio del meglio, sinceramente. Non sono abituato a questa modalità. Però mi sta piacendo, veramente, molto figa. Non è male, ragazzi. Se venite su Titan, giochiamocela insieme. Cazzo, ci facciamo uno squadrone. Ci divertiamo troppo. Bisogna muoversi più che altro di squadra, raga. Vedete che tutti giocano di squadra. Se non ci muoviamo di squadra, ovviamente, loro, avete visto come giocano. Giocano tutti e quattro insieme. E ci aprono il buco del culo. Sugara! Bam! Testa di cazzo! Di nuovo! Oh! Allontani, Cristo! Vai, distruggilo! Ne sono solo due di Titan, dai, ti aiuto! Cazzo, scappa! Grande! Salvato il culo! Oh, lascia in pace il mio compagno! Vai, incrementiamo il nostro potere! Oh, che cazzo! Credici, stronzo, credici! Dove scappi? Ma vai a cagare, stronzo! L'ho inculato! Ma grande zio Curre! Ma avete visto cosa ha fatto zio Curre? Cioè, è una bestia! Grandissimi! Troppo bello, veramente figo! Figo, veramente, non pensavo fosse così. Questa modalità è veramente una bestia. Quarto round, ragazzi! Quarto round! Allora, ho capito, bisogna giocare sala di squadra. Cosa stai facendo? Ah, ti hai messo auto Titan. No, dai. Mi devi mirare, stronzo. Ah, coglione. Adesso muori anche tu, pezzo di merda. Ma Cristo! Minchia, mi stanno bombardando! Scappa! Grande! E l'ho distrutto comunque un Titan, ragazzi! Ma grandissimi! Ma siamo pazzi! Mi stavano per devastare! Allora, proviamo a lanciarci qui nel muro. Ok, grande, siamo saliti. Sto aspettando un pochettino il bug della mappa, ma vabbè. Non riesco a capire dove siano i nemici, sono qui.
Lanciamoli questa cazzo di cose. BAM! No! No! I Titan sono stati distrutti, i nostri! Peccato. Era veramente... questa moneta è veramente figa, non me l'aspettavo che fosse così. Molto bella, mi piace tantissimo. L'apprezzo. Quindi sono a giocare di più stavolta. Andiamo, 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 andiamo. Però non dobbiamo muoverci più che altro di squadra, è solo quello il motivo. Dobbiamo muoverci di squadra. Se non ci muoviamo di squadra, qui ci incurano a sangue. Perché bisogna uccidere gli avversari. Dove cazzo? Brutto stronzo, devi morire! Cosa, cosa, cosa? Ma devi essere distrutto! Brutto stronzo, grande, uno abbiamo devastato. Bam! Ma grande, dai, 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 dai! Lo scudo pezzo. Dai, levati ai coglioni, mica compagno! Ma sei pazzo! Cazzo, 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 sei pazzo! Ah no, ho distrutto anche un Titan. Ho distrutto 7 Titan, ragazzi. Minchia, un partitone. Però vabbè, non avevo chissà che squadrone, non succede niente. Mi sono divertito comunque, devo essere sincero. Mi ha fatto veramente piacere questa partita. Spero che ovviamente sia piaciuta anche a voi questa modalità, perché a me è veramente piaciuta tantissimo. Come sempre non salgo di livello perché 14 è il massimo. Quindi ragazzi, usciamo da questa partita. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se veramente lo avete apprezzato. E avete visto questa modalità che è veramente una figata, non è male per niente. E bisogna più che altro prenderci la mano con i Titan. E io sinceramente penso che facendosi una decina di partite con questa modalità, veramente conoscete a fondo il vostro Titan. Quindi ragazzi, da Core90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!